Le grandezze fisiche possono essere divise in due grandi categorie, indicate come grandezze scalari e grandezze vettoriali. Per distinguere, per imparare ad associare le diverse grandezze a queste due categorie, partiamo da un esempio. Consideriamo come grandezza fisica lo spostamento. Cosa intendiamo per spostamento? Supponiamo di trovarci in una posizione di partenza. Se il piano dello schermo della lavagna è supponiamo, una cartina geografica, indichiamo con A la nostra posizione di partenza sulla carta geografica. Supponiamo di indicare che a partire da questa posizione abbiamo percorso, ci siamo allontanati dalla posizione di partenza di 10 km, quindi abbiamo percorso una distanza D pari a 10 km. Siamo in grado, con questa sola informazione, di dire dove siamo andati a finire e quindi di fatto il nostro spostamento a cosa corrisponde in termini di posizione finale? Beh, il solo numero, cioè la distanza percorsa, 10 km, lascia comunque un dubbio, perché infatti qualunque punto che si trovi a 10 km di distanza da A, quindi qualunque punto che si trovi su una circonferenza che abbia per centro A e raggio pari alla distanza percorsa, cioè 10 km, ha bene come posizione finale. Qualunque punto di questa circonferenza si trova a 10 km di distanza dalla posizione di partenza A. Questo ci sta a indicare che se noi diamo soltanto il valore numerico della distanza percorsa, non abbiamo un'informazione completa sulla posizione finale. Per poter sapere dove siamo andati a finire, dobbiamo indicare un altro paio di informazioni. In primo luogo la direzione dello spostamento. Le direzioni sono normalmente indicate mediante rette. Quindi facciamo passare una retta da A, una retta che potrebbe per esempio indicare la direzione nord-sud su una carta geografica. Questo permette già di specificare meglio le possibili posizioni finali. Infatti, se siamo andati verso nord, questo puntino rosso rappresenta la nostra posizione finale. Se siamo andati verso sud, quest'altro puntino rappresenta la posizione finale. Oltre alla direzione che è indicata da una retta, possiamo specificare il verso. Nell'esempio specificato, il verso potrebbe essere verso nord o verso sud. Il verso può essere indicato tramite una freccia sulla direzione che abbiamo indicato. Mettendo una freccia sulla retta che unisce il nord e il sud, stiamo specificando, oltre alla direzione, che è la retta nord-sud, stiamo specificando anche il verso. Allora, se noi specifichiamo la distanza percorsa, la direzione come retta lungo la quale ci si muove e il verso su questa retta, di fatto stiamo dando un'informazione completa sullo spostamento effettuato a partire dalla posizione A. Gli spostamenti non sono l'unico tipo di grandezza che per essere definiti in modo completo richiedono queste tre informazioni, cioè il valore numerico, che da questo momento chiameremo anche intensità o modulo, poi occorre specificare la direzione tramite una retta e il verso tramite una freccia. Dicevo, non è lo spostamento soltanto la grande, diciamo, gli spostamenti sicuramente richiedono queste tre informazioni, ma non sono soltanto gli spostamenti a dover essere indicati tramite queste tre informazioni, questi tre tipi di informazioni: valore numerico, che chiamiamo intensità o modulo, la direzione indicata da una retta e il verso indicato da una freccia. Tutte le grandezze che per essere specificate in modo completo, per essere definite in modo completo, richiedono queste tre informazioni, si chiamano grandezze vettoriali. Quindi una grandezza vettoriale richiede queste tre informazioni: valore numerico, modulo, direzione e verso. Qualora invece una grandezza venga correttamente e completamente rappresentata dal solo valore numerico, allora questa grandezza si dice scalare. Vediamo di fare qualche esempio per capire se esistono effettivamente grandezze scalari. Gli spostamenti sicuramente sono grandezze vettoriali, visto che li abbiamo presi ad esempio di grandezze che richiedono queste tre informazioni. A questo punto vediamo, tramite alcuni esempi, di classificare le grandezze già da noi conosciute.
scalari vettoriali. Abbiamo detto che le scalari sono quelle grandezze che possono essere univocamente definite in modo completo tramite un semplice valore numerico misurato. Vediamo un esempio di grandezza scalare dopo aver visto che gli spostamenti sono grandezze vettoriali. Prendiamo ad esempio la massa. È abbastanza chiaro a tutti che per la massa basta specificare un valore in chilogrammi, ad esempio 15 kg, per dare un'informazione completa sul valore di questa grandezza. Non è infatti pensabile assegnare alla massa una direzione. Che cosa dovrebbe rappresentare una direzione tramite una retta per la massa? La massa esprime in qualche modo la quantità di materia, questa non ha, diciamo, bisogno di essere definita tramite una direzione, quindi meno che mai un verso. Quindi la massa è un esempio di grandezza classificabile come scalare. Vediamo di classificare altre grandezze già incontrate tra quelle misurabili. Prendiamo ad esempio la temperatura. La temperatura è una grandezza scalare o vettoriale? La temperatura in qualche modo è legata alle sensazioni di caldo e di freddo. Anche a questo tipo di sensazione e il tipo di misura che ne deriva tramite un termometro non è necessario associare alcuna direzione. Per cui la temperatura rientra tra le grandezze scalari. Vediamo ad esempio un'altra grandezza, la velocità. Se noi abbiamo un'automobile in corsa, la siamo soliti indicare lungo quale strada e quindi lungo quale retta o direzione l'automobile si sta muovendo. Quindi quando noi diciamo che l'automobile si sta muovendo ad una velocità di 80 km orari, se non vediamo concretamente lungo quale direzione, lungo quale strada l'automobile si sta muovendo, il solo valore numerico della velocità non ci dice verso dove la macchina sta viaggiando. Quindi la velocità, così come lo spostamento, sono due grandezze correlate, richiede una direzione e anche un verso, per cui la velocità rientra tra le grandezze vettoriali. Facciamo qualche altro esempio. La forza. La forza è una grandezza che abbiamo già definito in qualche lezione passata. La forza esprime in modo più sistematico, più consolidato in termini di misura, un concetto che per noi risulta abbastanza intuitivo, quello di sforzo muscolare. Immaginiamo di avere un oggetto, un qualunque oggetto, per esempio un tavolo, e supponiamo che questo tavolo venga spostato esercitando su di esso una forza. Dire che questo tavolo viene spinto con una forza di 100 newton è già un'informazione, ma se volessimo sapere verso dove questo tavolo verrà spostato da questa forza, oppure qual è resistenza, in che modo occorre resistere a questa forza per evitare che il tavolo si sposti, è necessario specificare in che direzione, in che verso la forza viene esercitata. Quindi, per esempio, possiamo dire che il tavolo viene spostato da destra spingendo verso sinistra. E allora 100 newton insieme alla direzione di azione della forza e al verso indicato dalla freccia costituiscono un'informazione completa. Quindi la forza rientra tra le grandezze vettoriali. Vediamo qualche altro tipo di grandezza che può essere classificata come scalare. Oltre alla massa e alla temperatura, il tempo è indicato da un orologio. L'orologio non deve dare alcuna informazione su una direzione o un verso, per cui il tempo rientra tra le grandezze scalari. Ci sono svariate altre grandezze che si possono incontrare in fisica, tutte, come quelle che abbiamo appena indicato, possono essere classificate come scalari o vettoriali. Riassumiamo dicendo quindi che per le grandezze scalari basta indicare il valore numerico della grandezza misurata, ovviamente associato ad un'unità di misura, per esempio il chilogrammo per la massa, il grado centigrado, il Kelvin per la temperatura, il secondo per il tempo, ma non è necessario per queste grandezze specificare una direzione e un verso. Grandezze vettoriali sono quelle per le quali, oltre al valore numerico nell'unità di misura, per esempio metri per gli spostamenti, metri su secondi o chilometri orari per la velocità, newton per le forze, quindi oltre ai valori numerici misurati in queste unità è necessario specificare una direzione
della grandezza, indicata da una retta, e un verso, che su questa retta viene specificato indicando con una freccia il verso prescelto. Ora, sappiamo già come operare con le grandezze scalari quando per esempio si devono effettuare somme, differenze, prodotti, quozienti. Le grandezze scalari, essendo dei numeri, possono essere trattate con le consuete, ben conosciute operazioni che conosciamo per i numeri. Ad esempio, se noi vogliamo sapere qual è la massa totale che si ottiene mettendo insieme due masse precedentemente misurate, M1 10 kg ed M2 uguale 15 kg, sappiamo che la massa totale è semplicemente la somma delle due masse, M1 più M2. Questa somma è una somma numerica così come l'abbiamo sempre fatta, 10 più 15 kg, che dà luogo ad un risultato di 25 kg. Quindi abbastanza banale e sappiamo già operare con le grandezze scalari. Non è altrettanto banale operare con le grandezze vettoriali quando si tratta di combinarle fra di loro. Per questo motivo partiamo da un esempio riguardante le forze per capire come il concetto di somma tra forze debba essere rivisto. Partiamo da un esempio così fatto. Supponiamo che ci sia una barca che si muove lungo un fiume. Il fiume immaginiamolo dritto per adesso. C'è una barca in questo fiume. La barca viene trainata, supponiamo, anziché muoversi indipendentemente, supponiamo che venga trainata mediante due cavalli che si trovano rispettivamente uno sulla riva destra, scusate, diciamo, il disegno estremamente stilizzato dell'animale, e uno sulla riva sinistra. I cavalli tirano la barca mediante delle corde. Ora possiamo subito capire che la direzione della forza esercitata dal cavallo numero 1 e la direzione della forza esercitata dal cavallo numero 2 è diversa. La prima forza agisce lungo la corda che unisce il cavallo numero 1 con la barca. Possiamo rappresentare questa forza mediante una freccia che sto disegnando in verde. La freccia indica la direzione della forza, che è quella della corda che unisce il cavallo con la barca, e indica anche il verso, che è quello che va dalla barca verso il cavallo, per indicare che la barca viene tirata verso il cavallo. Analogamente, indichiamo in blu, con una freccia blu, la direzione, il verso della forza che agisce tramite il cavallo numero 2. Ora, poiché le due forze agiscono contemporaneamente, le indichiamo rispettivamente con F1 e F2, se volessimo chiederci quale fosse l'effetto combinato delle due forze, e se noi conoscessimo il valore numerico delle due forze, per esempio F1, supponiamo che abbia un valore di 100 newton. F2 supponiamo che abbia un valore di 120 newton. Quale sarebbe l'effetto combinato di queste due forze? È possibile trovare un'unica forza che abbia lo stesso effetto delle due forze F1 ed F2? Come si muove la barca sotto l'azione di queste due forze? Sappiamo che quando agisce una sola forza, l'oggetto che viene tirato tende a muoversi lungo la direzione di azione della forza, quindi se ci fosse soltanto la forza F1, la barca si muoverebbe verso la direzione indicata dal cavallo numero 1 e lo stesso avverrebbe se ci fosse soltanto la forza numero 2. L'effetto combinato delle due forze è abbastanza intuitivo, debba essere qualcosa che sta nel mezzo. Presumibilmente il cavallo si muoverà in una direzione compresa fra quelle indicate dalla forza 1 e dalla forza 2. È presumibile quindi che con questa configurazione la barca possa muoversi seguendo semplicemente la direzione del fiume. Se noi volessimo quindi indicare una sola forza che abbia l'effetto delle forze F1 ed F2, questa forza dovrebbe avere come direzione quella indicata dal fiume, cioè una forza parallela al fiume. Non sappiamo però quale dovrebbe essere il valore numerico di questa forza. È abbastanza intuitivo che il valore numerico della forza somma delle forze F1 ed F2 non possa essere semplicemente la somma dei numeri 100 e 120. Se
Che non possa essere così lo si può capire con un esempio un po' più estremo. Se la barca venisse, adesso facciamo il disegno dall'alto, venisse ad esempio trascinata con una forza che agisce davanti e una forza che agisce dietro, e supponendo che queste forze abbiano valori F1 ed F2 uguali in modulo, per esempio 100 newton da una parte e 100 newton dall'altra, è abbastanza evidente che tirando verso destra e verso sinistra con forza di pari intensità, per chi abbia giocato a tiro alla fune, è abbastanza evidente che il risultato sarebbe un nulla di fatto, cioè la barca non si muoverebbe affatto. Quindi in questo caso l'effetto sarebbe nullo, sarebbe lo stesso che se la barca non venisse tirata affatto. È quindi abbastanza chiaro che non basta semplicemente sommare le due intensità, 100 più 100 per ottenere 200 e dire che la barca viene tirata da una forza pari a 200. Questo semplice esempio mette subito in luce che non è possibile per le forze eseguire una semplice somma numerica. Allora come si fa a trovare l'effetto combinato delle due forze? Per capire meglio come agire, dobbiamo stabilire una convenzione che permetta di indicare in modo completo le grandezze vettoriali. Dal momento che per le grandezze vettoriali occorre indicare direzione, verso e intensità, stabiliamo di indicare tutte le grandezze vettoriali tramite una freccia, così come abbiamo fatto in questo esempio per le forze. Una freccia chiamata semplicemente vettore serve ad indicare una direzione rappresentata semplicemente dalla retta su cui la freccia giace. Quindi se noi rappresentiamo una retta su cui questa freccia viene poggiata, questa direzione rappresenta anche la direzione della forza o di qualunque altra grandezza vettoriale stiamo rappresentando. La freccia stessa rappresenta il verso. Inoltre possiamo stabilire di utilizzare una convenzione per rappresentare l'intensità della forza o il valore numerico della grandezza rappresentata. Possiamo infatti decidere di indicare con una freccia più o meno lunga forze che abbiano intensità più o meno grandi. Nell'esempio, se indichiamo con F1, F2 ed F3 tre forze che siano rappresentate rispettivamente dalla prima, dalla seconda e dalla terza freccia, avremmo per convenzione che la forza numero 1 è la meno intensa delle tre, la forza numero 2 è la più intensa e la forza numero 3 ha un'intensità che è intermedia tra le forze F1 ed F2. Questo semplicemente perché le tre forze sono indicate tramite frecce, di lunghezza diverse. In generale, decidiamo di rappresentare una forza o una qualunque grandezza vettoriale con una freccia che abbia una lunghezza proporzionale al valore numerico da rappresentare. Quindi per esempio le forze F1 ed F2 che sono rappresentate da due frecce che sono l'una il doppio dell'altra, la freccia numero 2 è lunga il doppio rispetto alla freccia numero 1. Quindi questo sta a indicare che il rapporto numerico tra le forze F2 ed F1 deve essere pari a 2. Per esempio la forza F2 potrebbe essere 100 newton e la forza F1 potrebbe essere 50 newton. Quindi da questo momento in poi noi rappresenteremo tutte le grandezze vettoriali tramite vettori, cioè frecce, segmenti orientati perché hanno una freccia che sta a indicare il verso, e questi segmenti hanno lunghezze che sono proporzionali al valore numerico da rappresentare, quindi sono più o meno lunghi questi segmenti in base al valore che dobbiamo rappresentare. E allora, a questo punto, anche nel caso che stiamo esaminando, dobbiamo correggere il disegno e dobbiamo, per dare credito al fatto che la forza numero 2 ha un valore di 120 newton maggiore della forza numero 1 che è 100 newton, utilizzare una freccia di lunghezza maggiore per la forza numero 2. Allunghiamo quindi la freccia che rappresenta la forza numero 2 leggermente, in modo tale da rendere conto del fatto che la forza numero 2 è più intensa della forza numero 1. Come si fa a questo punto a trovare l'effetto combinato di queste due forze? Beh, la regola generale è la seguente. Esiste un metodo di somma dei vettori chiamato metodo del parallelogramma. Partiamo sempre dall'esempio delle due forze che attirano la barca. Le frecce che rappresentano le due forze, partono da un punto che sta sulla barca, ovvero
Ora, a partire da questo punto, abbiamo fatto partire anche la retta che dovrebbe rappresentare la forza risultante. È abbastanza evidente dal disegno che se tracciamo una retta parallela alla forza F1 passante per l'estremità di F2, cioè una retta così fatta, e se poi tracciamo anche una retta parallela alla forza F2 ma passante per l'estremità di F1, scusate, il disegno è abbastanza impreciso, dobbiamo. Quello che succede è che si forma un parallelogramma, il disegno è molto impreciso, dopo ne faccio uno migliore, in cui la diagonale che parte dal punto di partenza delle due frecce F1 ed F2 giace proprio lungo la direzione in cui pensiamo si andrà a muovere la barca. Ebbene, se noi tracciamo un segmento orientato che parte dalla stessa posizione in cui partono le forze F1 ed F2 e arriva fino al vertice opposto del parallelogramma che si è venuto a formare, veniamo a tracciare un nuovo segmento orientato che rappresenta proprio la forza risultante delle forze F1 ed F2. Chiamando questa forza con F3, si suole scrivere che F3 è la somma delle forze F1 ed F2. Quindi non è una somma ottenuta numericamente. F3 non ha un'intensità uguale a 100 più 120. Semplicemente F3 è ottenuta con un procedimento geometrico. Si disegna un parallelogramma che abbia per lati i vettori che rappresentano le forze F1 ed F2. Completando il parallelogramma con i due lati mancanti, si traccia la diagonale del parallelogramma che parte dal punto di applicazione, punto di partenza dei vettori F1 ed F2 e arriva fino al vertice opposto del parallelogramma. Il segmento orientato così ottenuto si chiama somma dei due vettori di partenza F1 ed F2. Da questo momento in poi, visto che i vettori rappresentano segmenti orientati, ogni grandezza vettoriale, per ricordarci della sua natura vettoriale, verrà rappresentata non solo col simbolo, l'iniziale della grandezza, per esempio F che sta per forza, ma anche una frecciolina qui sopra che sta a indicare che stiamo trattando di una grandezza vettoriale. Allora, in generale, avendo due vettori, V1 e V2, la cui natura non è meglio specificata, cioè potrebbero essere forze o qualunque altra cosa, e volendo eseguire la somma di questi vettori con il metodo del parallelogramma, si segue una metodologia simile a quella che abbiamo visto nel caso, nell'esempio delle forze. Occorre cioè costruire un parallelogramma che abbia i due vettori come lati. Per fare questo occorre trasportare il vettore che abbiamo appena definito, uno dei due vettori che abbiamo appena definito, per esempio il vettore V con 2, in modo tale da mantenerne inalterata la direzione, la lunghezza e il verso. Scusate, faccio prima a ridisegnare il simbolo V2. E in modo tale che il punto da cui partono le due frecce, chiamato anche punto di applicazione o coda del vettore, quindi il punto di applicazione di entrambi i vettori V1 e V2 coincida. A questo punto tracciamo la parallela al vettore V1 passante per l'estremità del vettore V2. Possiamo visualizzare che si tratta di una parallela facendo uno spostamento rigido e andando a controllare se si va a sovrapporre al vettore V1. Grosso modo coincide nei limiti di quello che si può fare a mano libera. Analogamente possiamo tracciare la parallela a V2 passante per l'estremità di V1. Anche qui controlliamo che effettivamente si tratti di una retta parallela. Sempre nei limiti di quello che si può fare a mano libera, abbiamo tracciato la parallela.
Avendo tracciato le due rette parallele, passanti per l'estremità dei due vettori di partenza, parallele ai due vettori V1 e V2 rispettivamente, quello che abbiamo ottenuto è un parallelogramma che ha per lati i due vettori V1 e V2. Il parallelogramma ha un vertice opposto al punto di applicazione dei due vettori di partenza ed è questo. Possiamo quindi tracciare la diagonale del parallelogramma. Il parallelogramma ne ha due di diagonali, c'è questa e c'è questa, ma la seconda non ci interessa. Noi siamo interessati alla diagonale che unisce il punto di applicazione dei due vettori V1 e V2 con il vertice opposto. Allora, questo segmento orientato che ho indicato in azzurro rappresenta il vettore risultante o somma dei due vettori V1 e V2. V1 più V2. Se lo chiamiamo con V3, diremo che V3 è il vettore risultante o somma dei due vettori V1 e V2. Quindi questo è uno dei metodi per eseguire la somma tra due vettori. Esiste un altro metodo, il cosiddetto metodo punta coda. In questo caso, supponendo di voler eseguire questo la somma tra i vettori V1 e V2, vediamo come funziona questo secondo metodo. Ribadisco che in ogni vettore, per esempio, traccio una copia del vettore V1. Una copia vuol dire disegnare un segmento orientato che sia parallelo a V1, abbia la stessa lunghezza e lo stesso verso. Allora, ribadisco che la parte dove mettiamo la freccia si chiama punta del vettore, la parte opposta del segmento orientato si chiama coda o punto di applicazione. Quindi questo è il vettore V1. Disegniamo una copia del vettore V2 come ho fatto prima col vettore V1. Vogliamo eseguire la somma con il metodo punta coda. Questo metodo si basa su un procedimento di questo tipo. Si prende uno dei due vettori, per esempio il vettore V2, lo si sposta rigidamente in modo che la sua coda vada a coincidere con la punta del primo vettore. Quindi la coda di V2 coincide con la punta di V1. A questo punto si unisce la coda del vettore 1 con la punta del vettore 2. Il segmento che abbiamo tracciato, avente per coda la coda del primo vettore e per punta la punta del secondo vettore, è il vettore somma V3. È abbastanza facile rendersi conto che il vettore tracciato in questo modo risulta parallelo al vettore che abbiamo tracciato prima e che abbiamo pure chiamato V3. Infatti, se proviamo a sovrapporli, coincidono. Quindi sono due metodi per arrivare alla stessa conclusione. Metodo del parallelogramma, basato sul disegno di un parallelogramma che abbia per lati i vettori di partenza. Metodo punta coda, che si basa sul posizionare i vettori in modo che la coda del secondo vettore coincida con la punta del primo vettore. Si unisce poi la coda del primo con la punta del secondo e si ottiene il vettore risultante o vettore somma. Possiamo vedere qualche caso particolare per vedere nell'esempio delle forze come applicare questo metodo. Supponiamo ad esempio che ci sia in corso un gioco di tiro alla fune. Questa è la fune, qui ci sono ad esempio le due squadre Scusate, diciamo, la estrema grossolanità del disegno, ma ci sono due squadre che giocano tirando una fune. Ora, la squadra a destra tirerà con una forza che rappresentiamo in verde. Questa in verde rappresenta la forza applicata dalla squadra numero 1. Analogamente, la squadra collocata a sinistra esercita una forza che rappresentiamo in rosso
che indichiamo con F2. I vettori F1 ed F2 rappresentano le due forze. Se, come abbiamo più o meno disegnato, il vettore numero 1 e il vettore numero 2 hanno la stessa lunghezza, sappiamo intuitivamente che nessuna delle due squadre va a vincere, la corda rimane ferma, quindi l'effetto complessivo di queste due forze dovrebbe essere nullo. Allora, quando due forze hanno versi opposti, stanno come in questo caso sulla stessa retta e hanno anche la stessa intensità, si suole dire che i due vettori sono opposti e scriviamo anche che il vettore F1 è uguale a meno il vettore F2. Questa scrittura cosa sta a indicare? Il segno meno indica che il vettore F1 ha un verso opposto rispetto al vettore F2, quindi si dà al segno meno un significato simile a quello che diamo in matematica per i numeri. Quando diciamo che due numeri sono opposti, intendiamo dire che hanno diverso il segno. Qui il segno sta ad indicare un cambiamento diverso, passando dal vettore numero 1 al vettore numero 2. Inoltre, questa uguaglianza sta a indicare che l'intensità del vettore numero 1 è uguale all'intensità del vettore numero 2. Il fatto che qui sopra ci sia il simbolo di vettore sta a indicare che stiamo parlando dell'intero vettore, cioè fatto dalla sua direzione, dal suo modulo e dal suo verso. Quando invece andiamo a scrivere F1 uguale F2, questa seconda scrittura non è contraddittoria rispetto alla prima. Questa sta a indicare che l'intensità misurata in newton, ad esempio 100 newton, della prima forza, è uguale all'intensità misurata in newton della seconda forza, che potrebbe essere anche 100. Quindi F1 uguale F2 senza la freccia di sopra sta a indicare che le due forze hanno uguale intensità. F1 uguale meno F2 con la freccia di sopra sta a indicare che le due forze hanno sì la stessa intensità, ma pur avendo la stessa direzione hanno verso opposto. E allora, in questo caso, con i numeri sappiamo che quando prendiamo il numero 5 e il numero meno 5, se facciamo una somma, si ottiene 0. Bene, anche la somma di due vettori opposti, eseguita con il metodo che abbiamo indicato, uno dei due metodi che abbiamo indicato, il metodo del parallelogramma o il metodo punta coda, deve dare lo stesso risultato. Vediamo se è veramente così. Quando andiamo a prendere due forze opposte, questo è il punto di applicazione delle due forze. Allora, se eseguiamo il metodo punta coda, dobbiamo prendere la prima forza, quella in verde, trascinarla in modo che vada a sovrapporsi con la seconda forza. Scusate, ridisegno le due frecce. Allora, in questo modo cosa succede? Se il primo vettore è quello in bianco, chiamato F1, il secondo vettore è quello in verde, chiamato F2. Stiamo vedendo che la coda del secondo vettore, F2, coincide con la punta del primo vettore, cioè F1. A questo punto dovremmo unire la coda del primo vettore, cioè F1, scusate, la coda del primo vettore si trova qui, con la punta del secondo, cioè F2. Ma la coda del primo vettore e la punta del secondo in questo momento si trovano tutte e due qui. Quindi se vo le vogliamo unire non dobbiamo tracciare alcun segmento, oppure possiamo anche dire che dobbiamo tracciare un segmento nullo. Quindi effettivamente F1 più F2, se si tratta di due vettori opposti, è nullo, cioè si chiama anche vettore nullo il risultato di una somma del genere. Quindi anche geometricamente, sommando due vettori opposti, si ottiene un risultato nullo. Se invece sommiamo con il metodo punta coda due vettori che hanno uguale intensità, direzione e verso, per esempio, prendiamo una forza F1 e sommiamo un'altra forza F2 che abbia la stessa intensità, la stessa direzione e lo stesso verso. Quindi cancelliamo questa situazione qua. Adesso abbiamo F1 uguale F2 con un'uguaglianza scritta in termini vettoriali. Quando l'uguaglianza è scritta in termini vettoriali vuol dire che questi due vettori hanno uguale intensità, hanno la stessa direzione, infatti sono paralleli,
e hanno lo stesso verso. In questo caso abbiamo disegnato due vettori entrambi rivolti verso destra. Allora, come si fa ad eseguire la somma con il metodo punta coda? Beh, si prende uno dei due vettori, per esempio il numero 2, e lo si va a collocare in modo che la sua coda coincida con la punta del primo. Come vediamo, metodo punta coda, la coda del secondo vettore coincide con la punta del primo vettore. Adesso per ottenere il vettore risultante dobbiamo unire la punta e la coda di quali vettori? La coda va presa dal primo vettore e la punta va presa sul secondo vettore. Quindi uniamo in rosso la coda del primo vettore con la punta del secondo. Ecco che il segmento che andiamo a tracciare ha una lunghezza che è pari alla somma delle lunghezze del primo e del secondo vettore. Quindi in questo caso il vettore risultante F1 più F2 è un vettore che non è affatto nullo come prima, ma ha una lunghezza che è la somma delle lunghezze di F1 ed F2. Quando due vettori hanno la stessa direzione, lo stesso verso, abbiamo l'unica situazione in cui la somma può essere effettuata numericamente. Se F1 è 100 newton, F2 è 100 newton, allora il vettore somma F1 più F2 ha un valore di 200 newton, cioè la somma di 100 più 100. Vediamo adesso un altro esempio, un esempio in cui due vettori non hanno la stessa direzione. Finora abbiamo visto due vettori opposti, due vettori con la stessa direzione e lo stesso verso. Adesso supponiamo di avere una forza F1 ed una forza F2 che siano fra di loro perpendicolari. Li posizioniamo già direttamente con lo stesso punto di applicazione, in modo da poter applicare il metodo del parallelogramma nell'eseguire la somma. Supponiamo che le due forze abbiano valori rispettivamente, valori numerici di 100 newton e per la forza F2 130 newton. Da notare che i valori numerici in qualche modo rispecchiano le lunghezze che abbiamo dato ai due vettori. Il vettore F2 è un po' più lungo del vettore F1 e correttamente la forza F2 è un po' più intensa, 130 newton, rispetto alla forza F1, 100 newton. Abbiamo collocato i due vettori in modo che abbiano lo stesso punto di applicazione, cioè la stessa coda. In questo modo i due vettori sono predisposti per eseguire la somma con il metodo del parallelogramma. Per eseguire la somma con questo metodo dobbiamo, come abbiamo detto, tracciare la parallela al vettore F1 passante per la punta di F2. Quindi tracciamo una retta che sia orizzontale come il vettore F1, ma la facciamo passare per la punta di F2. In modo analogo, tracciamo adesso una retta parallela ad F2, quindi verticale, ma passante per la punta di F1. Una volta tracciate queste due rette, il punto di intersezione definisce uno dei vertici del parallelogramma. Gli altri vertici sono rappresentati dal punto di applicazione delle due forze e dai punti di passaggio delle due rette, sulle punte dei due vettori. Quindi le punte dei due vettori, il punto di applicazione, il punto d'incontro delle due rette sono i quattro vertici del parallelogramma. La diagonale di questo parallelogramma passante per il punto di applicazione dei due vettori permette di avere il vettore risultante. Ricordiamoci che la freccia va messa nel punto di intersezione delle due rette parallele che abbiamo appena tracciato, rette fra di loro perpendicolari, parallele rispettivamente ai vettori di partenza F1 ed F2. Di fatto, poiché i vettori di partenza sono perpendicolari, qui c'è l'angolo retto, il parallelogramma che abbiamo appena tracciato, oltre a essere un parallelogramma, è anche un rettangolo, cioè abbiamo angoli retti in tutti, in corrispondenza dei quattro vertici, qui, qui, qui e qui. Abbiamo quattro angoli retti. In questo modo il vettore somma F1 più F2, scusate, ho detto F2, ma ho scritto F3, F2 invece
Indichiamo con F3 la somma di questi due vettori. Il vettore somma F1 più F2, che è la diagonale di questo rettangolo, ha una lunghezza che, per quello che sappiamo già dalla geometria, non è né la somma delle lunghezze di F1 ed F2, né la differenza, come è avvenuto ad esempio nel caso dei due vettori paralleli e concordi, cioè con lo stesso verso, e dei due vettori paralleli ma discordi, come nel caso dell'esempio del tiro alla fune. Qui abbiamo un vettore somma che non è ottenuto tramite una somma numerica. Vediamo quant'è il valore numerico della forza F3. Dalla geometria è possibile, attraverso il teorema di Pitagora, trovare la lunghezza di questo segmento e quindi il valore numerico della forza F3. Il vettore F1 è rappresentato da un segmento che ha la stessa lunghezza del lato opposto del parallelogramma, visto che si tratta di un rettangolo. Di un parallelogramma in generale, i lati opposti sono a due congruenti, cioè hanno la stessa lunghezza. Quindi questo lato e questo lato sono congruenti, questo lato e questo lato sono congruenti. Ne segue che il triangolo rettangolo ABC ha i due cateti che hanno lunghezze rispettivamente pari a 100 newton e 130 newton. Ricordiamoci che si tratta di lunghezze in senso lato, queste lunghezze rappresentano forze, quindi per questo le indichiamo in newton e non in metri o in centimetri. Allora, col teorema di Pitagora possiamo trovare la lunghezza del terzo lato, che in questo caso è un'ipotenusa, trattandosi di un triangolo rettangolo, e questa lunghezza può essere trovata sapendo che il teorema di Pitagora dà all'ipotenusa un valore che è dato dalla radice quadrata della somma dei quadrati dei due cateti. Quindi, eseguendo la radice quadrata della somma dei quadrati di F1 ed F2, è possibile trovare il valore numerico di F3. Radice quadrata di 100 al quadrato più 130 al quadrato, tutto espresso in newton. Questo ci porta, eseguiamo con una calcolatrice il calcolo che abbiamo detto, 100 al quadrato è 10.000, questo era abbastanza facile da eseguire anche senza calcolatrice, e poi abbiamo 130 al quadrato che è uguale a 16.900. Quindi F3 è dato dalla radice di 10.000 più 16.900 newton uguale alla radice di 10.000 più 16.900 fa 26.900 newton. Eseguiamo la radice quadrata. Per eseguire la radice quadrata di 26.900 utilizziamo l'elevamento a potenza, non avendo direttamente il simbolo di radice quadrata. Facciamo elevato a 0,5. Il risultato è 164, arrotondando alle cifre intere che già danno una precisione sufficiente. Quindi 164 newton è il valore della forza. Da notare che 164 è sicuramente più grande delle forze 100 e 130, ma non è la somma di 100 e 130, che verrebbe 230. Quindi è una forza che correttamente l'effetto combinato delle forze F1 ed F2, ma il cui valore numerico non è dato semplicemente dalla somma numerica di 100 e 130. È una somma eseguita geometricamente con il metodo del parallelogramma. Alle stesse conclusioni saremmo arrivati chiaramente anche con il metodo punta coda.